State all'ascolto da Massimo Giraldi. E da Francesca Romana Ceci. Sono le 11:05:50. Abbiamo parlato in apertura dell'accoglienza dell'ingresso dei bambini nelle nostre scuole. Cominciano proprio in questi giorni. Sono quasi 38.000 profughi arrivati in Italia, di questi sono appunto 15.000 bambini. Per questa popolazione, in questo momento, al momento è ospitata soprattutto dalla rete familiare, dai parenti che hanno nel nostro paese, ma aumentano di giorno in giorno, e quindi la necessità di trovare strutture dove poterli ospitare temporaneamente non si sa per quanto. Massimo. Il Ministero dell'Interno ha avviato un censimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata proprio per destinarli all'accoglienza di questi profughi. Noi diamo il buongiorno allora al prefetto Bruno Corda, che è direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Buongiorno prefetto. Buongiorno a voi. Buongiorno, avete concluso questo censimento, avete capito quante strutture possono essere destinate di quelle sequestrate alla criminalità, non ancora utilizzate, restituite alla società, che potranno ospitare i profughi ucraini? Intanto noi siamo partiti da un'analisi spedittiva, che è quella che è stata poi presentata dal signor ministro Lamorgese, relativa appunto ai beni che potessero essere utilizzabili con relativa tempistica, e aveva portato un numero di 283 beni immobili, tra immobili e alberghi. Questo dato lo stiamo ovviamente affinando con l'utilizzo dei nuclei di supporto, quindi con i prefetti in sede, e quindi stiamo vedendo proprio le tempistiche con le quali questi beni possono essere riutilizzati per questo scopo, proprio in ragione delle caratteristiche che il bene presenta. Oltre a questo, stiamo anche facendo un'ulteriore verifica, che è quella relativa ai beni che non sono in gestione attualmente alla nostra agenzia, ma che sono stati già consegnati agli enti locali in modo particolare, e che possono, non essendo stati utilizzati sinora, possono essere utilizzabili per questo scopo. Ecco prefetto, ma ci dia un ordine di grandezza, stiamo parlando di quali numeri? Ma stiamo parlando dei numeri che ha riferito il signor ministro, quindi i 283 possono essere qualche cosa di meno, ma non le voglio dare dei numeri definitivi, certo, proprio perché ancora non abbiamo concluso la nostra rilevazione, credo che la concluderemo nella giornata di oggi, e poi altrettanti verosimilmente sarebbero quelli che invece potrebbero essere messi a disposizione da parte degli enti locali, ma ripeto, non vorrei dare dei numeri proprio perché stiamo in un ordine di grandezza molto generale in questo momento. Ecco, sono quei beni che appunto sono stati sequestrati nel corso degli anni alla criminalità organizzata. Lei ricordava appunto, possono essere alberghi, appartamenti, case, strutture. I tempi, parlava della tempistica, in quanto tempo potrebbero, e poi chi dovrebbe insomma mettere a disposizione queste strutture? Ma dal punto di vista della tempistica questa può essere variabile, perché alcuni sono immediatamente disponibili, per esempio alberghi o anche diversi appartamenti potrebbero essere immediatamente utilizzati, ma è questa proprio la rilevazione che noi stiamo facendo, hanno semplicemente la necessità di avere l'allaccio dell'utente, e quindi qualche cosa che dal punto di vista dei tempi potrebbe essere molto ristretta. Dall'altro lato, ovviamente, per quanto riguarda invece la gestione di questi, noi li consegneremo al Ministero dell'Interno, dopodiché il Ministero valuterà quali siano le modalità migliori per poterli gestire. Com'è nata, prefetto, l'idea appunto di censire questo enorme patrimonio confiscato? Ma intanto è un'idea che noi abbiamo già da tempo, quella di pensare a qualche cosa che possa essere utilizzabile per il momento dell'emergenza. Già un'iniziativa precedente alla mia gestione, che si intitola Spazi per ricominciare, era stata proprio prevista per poter utilizzare durante il periodo del Covid una serie di immobili che potessero servire sia alle aziende sia ai soggetti pubblici per poter gestire la situazione del Covid. In quel caso non erano stati individuati 200, erano stati posti, diciamo così, a disposizione. In questo caso noi sempre teniamo un po' d'occhio quali possono essere le richieste che possono pervenire, ma l'idea certamente è quella del Ministro dell'Interno, che ha sollecitato proprio questa verifica, proprio per avere una disponibilità immediata anche di questo genere di spazi. E si può fare un po' una mappa di dove sono dislocati questi edifici, queste strutture? Ma direi un po' dappertutto, certamente la prevalenza dei luoghi
meridione d'Italia. Pensate che circa un terzo dei beni confiscati si trovano in Sicilia, quindi diciamo che c'è una certa qual distribuzione territoriale, però devo dire che negli ultimi anni c'è stata un'attività, diciamo, di confisca di beni immobili un po' distribuita sull'intero territorio nazionale. Ci può fare qualche esempio di luoghi, di strutture che sono state confiscate appunto tra mafia, Camorra, 'Ndrangheta? Ma per esempio un hotel che è stato utilizzato come hotel Covid e che noi abbiamo consegnato alla regione, Sicilia, che è l'hotel San Paolo di Palermo, che ha consentito questa nostra consegna, questa convenzione, è rimasto sempre nella titolarità dell'agenzia, quindi è stata fatta una convenzione con loro, è servita per poter gestire al meglio la situazione di coloro i quali affetti da Covid dovevano essere ricoverati, e questo è un esempio credo molto, molto significativo. Quanti posti si riesce a calcolare, quante persone potrebbero essere al fine ospitate in queste strutture? Ma stiamo parlando di diverse migliaia. Prefetto, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi, Bruno Corda, direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Buon lavoro, prefetto.